perché sono seduto, infatti. Sì, anche io ho fatto. Okay. Non devi mettere modalità aereo, perché sennò silenzio. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, qui dalla fabbrica del vapore, perché siamo qui in diretta con Barbara Risi per la seconda giornata del Festival Fringe Milano Off. Come al solito, quattro parole, mettile un po' come capita, ma alla fine il risultato è quello che ci interessa, che è questo grandissimo festival appunto che stiamo seguendo ormai da ieri qui alla fabbrica del vapore, perché qui c'è, diciamo, il quartier generale, no Barbara? Ma in realtà ci sono ben cinque postazioni, cinque teatri, cinque luoghi in giro per la città in cui puoi poter andare a vedere i vari spettacoli. Oggi chi abbiamo ospite, perché insomma gli spettacoli noi si può andremo a vederli anche se ci auguriamo, ma ce li facciamo venire prima qua a conoscere, ci piace conoscerli prima gli spettacoli, infatti, conoscerli proprio di persona, noi vogliamo. Prima assaggiamo, infatti, come infatti, il melone col tassello. Infatti, prima, okay. Bravissima. E oggi che tasselli abbiamo qui? Oggi abbiamo Santa Subito, che okay. Ciao a tutti. Praticamente l'autrice e la protagonista è Francesca Falchi, che è qui con noi, e Santa Subito è uno spettacolo che viene messo in scena a One Off, una delle sale qui a Fabbrica del Vapore, poi andremo nei particolari, e poi sono con noi invece della compagnia Godot di Ragusa, abbiamo Vittorio Buonaccorso e Federica Bisegna. Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno, lo spettacolo che presentano qui al Teatro Libero, voi siete, è L'Aumento di Georges Perec. Perfetto. Allora andiamo un po' con ordine. Intanto allora, lo spettacolo di Francesca Falchi, Santa Subito, è un po' diciamo una stand-up comedy. Sì. Sì. A metà tra okay. Santa Subito, sì. Già ci piace il titolo. Andiamo un po' a vedere di che cosa parli, cosa tratti in questo tuo performance di stand-up. Sì, allora diciamo che io la chiamo stand-up comedy mistica. Quindi io racconto l'elemento religioso nella mia famiglia, una famiglia naturalmente matriarcale. Io vengo dalla Sardegna, dove c'è vige il matriarcato. Non lo so, ma noi ero una famiglia tutta di donne. Ah, ecco, devo guardare là, ho sbagliato. Cioè, stavo guardando, non so, stavo acchiappando farfalle. Guardando la nuvolaia pieno di Milano, di pieno, cioè ci sono solo farfalle, siamo noi farfalle, sì. Guarda che la bellezza. Quindi parto dalla mia infanzia, adolescenza, fino al giorno d'oggi, cioè la mia menopausa. Quindi ecco qua, vi informo che lo speed date sta finendo, ecco. Quindi lo spettacolo è a metà tra stand up comedy, non dico monologo, e insomma è divertente, ecco, è divertente, fate un'ora dove vi ascoltate gli affari miei, perché tanto siete tutti ficcanaso, lo volete sapere che cosa facciamo noi, capito, noi attrici o comunque noi persone normali, è così, 60 minuti, a volte 60, a volte 70, dipende dal gioco che si crea col pubblico, che io tratto sempre molto bene. Ecco. Benissimo, poi andiamo un po' più nel particolare, invece L'Aumento di Georges Perec. Allora, in mezzo il microfono magari così. Sì. Allora, la compagnia Godot di Ragusa è diciamo sulle scene da tanto tempo. Tanto tempo. Godot per il famoso personaggio di Aspettando Godot, perché noi amiamo il teatro dell'assurdo, ma è un acronimo che significa gioco, ovvero divertimento, ovvero teatro. Esatto. Questa cosa ci tengo a dirla sempre, perché per me il divertimento è una cosa essenziale. Dovessi fare l'elenco di tutti gli spettacoli che avete fatto, scritto, diretto, composto, eccetera, è lunghissimo. Veramente sì, andate a vedere su anche nel sito anche di Milano Off. Noi facciamo teatro. Non ci siamo specializzati nel teatro dell'assurdo, anche se lo amiamo. Il nostro preferito. Assolutamente. Infatti abbiamo fatto una trilogia, Finale di partita, Le sedie. Ecco, questo è assurdo. E poi questo di Perec non è proprio teatro dell'assurdo, ma si inserisce in questo filone proprio per il linguaggio straordinario, matematico quasi, ecco. Ecco, perché poi si inserisce, diciamo, sono richiami anche alla scrittura di Queneau.
Sì, sì, perché sono... fa capo a quel discorso dell'officina potenziale, letterale potenziale, l'Oulipo francese, che poi a cui aderì anche Calvino, insomma c'erano tanti anche Sanguinetti. Per spiegare un po' al nostro pubblico, sono meccanismi quasi... molto precisi, di scrittura. Sì. Di scrittura e poi anche di recitazione, diciamo, sono tantissime figure retoriche che si intersecano, ma in maniera quasi matematica. Sì, perché non abbiamo dei personaggi in carne ed ossa, ma interpretiamo delle categorie, delle parti del discorso. Quindi io per esempio sono la conclusione, gli altri personaggi sono la proposta, l'ipotesi positiva e l'ipotesi negativa, l'alternativa e la scelta. Tutte le possibilità che questo impiegato ha di poter chiedere un aumento di stipendio, ma soprattutto di ottenerlo. In realtà il regista Vittorio ha inventato la figura dell'impiegato, che poi è una figura muta sul palcoscenico, e diventa il vero motore, il vero protagonista in questa girandola di situazioni alienanti, folli, con una dinamica, è molto dinamico lo spettacolo, molto divertente, molto dinamico, ma comunque divertente, comico, anche diciamo. Il nostro divertente. Ecco. Perec non ci dà delle didascalie o ci dice come devono essere le scene, non ci dà nulla, soltanto il testo, con dei numeri, 1, 2, 3, 4 e basta. Sì, sì. E da lì nasce tutto il divertimento, il gioco. Quindi molto... voi dovete convincere, diciamo, tutto quanto a farvi aumentare lo stipendio. Sì, lo stipendio. Sì. È un argomento tutti quanti a lezione, perché magari... Attuale. Interessa questo, infatti, proprio è molto attuale, che è un workshop anche, oltre che un penso che interessa a tutti, no? Per cercare di aumentare il proprio stipendio, poi noi artisti in particolare, insomma, ma siamo fuori quale da queste stipendio? Dinamiche così matematiche, purtroppo viviamo molto più così alla giornata. Allora, come sempre è molto interessante vedere come appunto il Milano Off riesce a portare spettacoli così diametralmente opposti, ma sì, che poi in realtà vivono e convivono perfettamente in una dinamica come quella proprio di questo festival. E di altissima qualità. E di altissima qualità, infatti. Volevo chiedervi se quest'anno l'Off è anche Fringe, appunto. Volevo sapere se erate già entrati nella vostra carriera in contatto con altri festival Fringe e che cosa vi aspettate da questa settimana milanese. Altri festival Fringe? No, questo è il mio primo Fringe festival. Ho fatto altri festival. La settimana scorsa ero al Roma Comic Off, che è un festival di teatro comico sempre con Santa Subito. Poi sono andata a New York in scena Theater Festival, che è un festival di teatro italiano a New York, con due spettacoli completamente diversi, insomma, che fanno parte di un progetto su lesbiche e totalitarismi. Poi ho partecipato, sono stata selezionata all'interno di Inbox nella categoria dei visionari con uno spettacolo, anche questo un altro spettacolo molto bello, ma anche questo pesantissimo. Ecco, diciamo che ho cambiato un po' direzione, se non altro perché insomma, già è tanto pesante questo momento storico, alleggeriamo un po', quindi questa è però la prima esperienza. Infatti ho tutto il calendario pronto per andare a vedere tutti gli altri spettacoli. Però già, so che già ne hai approfittato, perché ricordiamo un po', i Fringe servono anche tanto per sperimentare, rodare i testi, farli crescere. E sì, tu proprio con sì, Santa no, infatti Subito. Io ieri insomma ho fatto lo spettacolo e c'è stata una persona straordinaria, che posso fare il nome, che è Sonia Collini, che è la direttrice dell'Accademia del Comico di Milano, che mi ha detto due cose. Io ho detto benissimo, adesso io cambio l'inizio, perché ieri ero a fare un open mic in Santeria Paladini, ho detto no, adesso lo cambio. E adesso sperimenterai. Sì, perché serve a questo. Sì, il sì, questo è molto utile, che non vuol dire sconfessare il lavoro fatto, no? Però sì, avere sempre diciamo, un riscontro anche del pubblico e dire benissimo, questa cosa la risistemo, vediamo se funziona. Beh, io sono fiduciosa. Invece sono curiosa, appunto, la stessa domanda di Fabio, perché con il vostro cursus honorum allora il Fringe non abbiamo mai partecipato, perché in realtà siccome noi organizziamo una stagione teatrale a Ragusa che è Palchi Diversi, che è giunta alla 15ª edizione, poi in estate facciamo Palchi Diversi al Castello, che tutto teatro classico, cioè, non è che abbiamo il tempo, non c'ha, trovalo tu anche. Abbiamo partecipato da scritturati in quel caso al Festival di Almada nel 94, dove abbiamo scoperto l'aumento, e che siamo stati folgorati da questo testo che facevano degli spagnoli, e da allora abbiamo detto prima o poi lo faremo, quando troviamo la compagnia giusta. Anzi, ci terrei a dire anche i nomi degli altri, che sono sì.
Sì, va bene, sono i nostri giovani ragazzi talentuosi della nostra scuola di teatro, che sono Giuseppe Arezzi, Giulia Guastella, Lorenzo Pluchino, Sara Cascone e alla fonica Michela Sgarlata e alle luci Andrea Iozia. Sono tutti giovanissimi, sì. Quindi entro i 20 anni, 22 anni, hanno iniziato a fare teatro a 8-10 anni, quindi hanno già il loro bel curriculum. Vedo che ha firmato anche i costumi. Sì, sì, io mi occupo dei costumi di solito, no, vabbè, facciamo tutto da soli noi due perché lavoriamo in povertà assoluta, quindi. Io mi occupo sì. della scena, a volte, in questo caso no, perché... Solo che è una scelta però, no, una scelta sì, di stagione. Esattamente, sì, lui è regista, scenografo, io attrice, adattatrice. Vuoi fare l'attrice, è una scelta. È una scelta, la povertà è una scelta, tanto che poi cerca un aumento, esatto, nel senso. Esatto, quello, no, noi ora proveniamo, figurati, da una stagione con Edipo Re, Medea, è Pluto di Aristofane, quindi abbiamo cambiato totalmente genere e abbiamo poi in due giorni ci siamo risintonizzati sull'assurdo di Perec e siamo qui. Invece chissà, stavamo pensando, ci piacerebbe organizzare qualcosa di simile a Ragusa, creare poi dei gemellaggi, dei contatti, quindi ci fa piacere conoscere gli artisti del Fringe adesso. Sì. Però da quando avete partecipato la prima volta a, diciamo, un festival off, a quanto ho capito, ad oggi, bene che è passata una sola giornata, ma più o meno differenze anche nel sistema produttivo, distributivo, cioè ne avete notate nel passare del tempo? Sì, clima. Diciamo che la situazione è cambiata totalmente, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i grandi teatri, perché una volta magari c'era più curiosità rispetto, ecco, a questo discorso dei giovani. Noi ci teniamo a questa cosa, dicevo ieri quando abbiamo fatto lo speed date, che è bello se i teatri possono scoprire i giovani talenti, che possono fare dei personaggi che in questo momento nei grandi teatri fanno i trentenni e i quarantenni, e che invece dovrebbero fare quelli dell'età giusta, cioè col physique du rôle, una Giulietta fatta da una quattordicenne, e sarebbe bello, perché ci sono i talenti. Sì, comunque penso che le cose non è che siano tanto migliorate, possono solo peggiorare nel nostro ambito artistico teatrale. È bello come riusciamo a mandare dei messaggi, sì, di speranza da questa trasmissione. No, ogni no, giorno però la speranza c'è, perché per esempio noi, siccome non abbiamo un grande curriculum a livello di festival, io ho capito che spesso sono un po' dei circuiti un po' chiusi, cioè aperti da un lato, dall'altro lato chiusi, perché devi sempre esibire determinati nomi, se sei stata qui allora poi vai lì, è giusto perché si crea una catena, però è anche bello essere veramente totalmente aperti. Voi a Ragusa avete la vostra realtà stabile? Sì, noi abbiamo una realtà stabile perché tra la scuola di teatro, la rassegna invernale e quella estiva, veramente, cioè, produciamo spettacoli a rotazione continua, quindi per un fatto di scelta non riusciamo ad andare. Riuscite a farne? Cosa? Cioè adesso contaminazione, sì, sì, anche noi con altri territori, sì, sì, altri spettacoli. Sì, 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 è capitato di fare degli scambi, quello è sempre l'obiettivo, abbiamo sempre avuto ospiti, facciamo sempre degli stage anche con grandi professionisti. Quest'anno abbiamo invitato Graziano Piazza e Viola Graziosi, che sono due bravissimi attori, o Venturiello, abbiamo avuto La Pozzi, abbiamo avuto Laura Kibel, che invece è nata col teatro di strada ed è un'artista internazionale. Qui state guardando un po' gli spettacoli, sì, intorno a voi per vedere anche. Sì, allora sicuramente noi oggi andiamo in scena stasera, sì, certo, vedremo intanto i primi due che sono al Libero, che sono in scena prima di noi, e poi tutto quello che riusciremo a fare in questi giorni. Quindi sicuramente vedremo Francesca, sì, e tutto quello che possiamo, perché l'obiettivo principale per noi è proprio conoscere le altre realtà, non solo farci conoscere, ma anche conoscere. Assolutamente sì, è la cosa più bella di questo festival. A proposito di contaminazioni, perché detto allora, così aiuto a fare una cosa. Dimmi, sono pronta. No, volevo sapere della tua esperienza appunto riguardo. Tu hai vinto una diciamo festival molto importante, che è il dunque si chiama aiutami, quello in scena? In scena esatto, sì, con il quale sei andata selezionata due volte, sono andata a New York. Allora devo dire che da un punto di vista di incontro con altre realtà, allora,
tenete conto che era un festival fatto in 5 distretti, e New York è New York, cioè è gigantesca. Qualche spettacolo sono riuscita a vederlo. Loro fanno una cosa molto bella alla quale io non sono riuscita a partecipare perché l'anno scorso non stavo benissimo, quindi che è una cosa che si chiama Free Verse. Questo secondo me è, che è lo spirito di questo festival in scena. Questo Free Verse, loro ti incontri tu attore con dei giovani poeti che sono legati a delle realtà disagiate, quindi la street poetry eccetera, e entri in contatto con loro e ci sono degli scambi. Ripeto, il problema è che è molto difficile vedersi tra di noi, a meno che tu non veda, come succede qua, lo spettacolo precedente, oppure ti fermi per lo spettacolo successivo, perché il territorio è... Quindi possiamo già individuare che organizzare un festival con tutti performance attigue, proprio logisticamente vicine, in realtà è una scelta vincente proprio per... Secondo me sì, la New York, ripeto, molto spesso eravamo in contemporanea, però ripeto, New York è New York, eravamo, cioè, a chilometri e chilometri di distanza. Se io sono a Brooklyn o sono nel Bronx, non mi posso poi ritrovare ad Harlem, perché non ce la faccio proprio con i tempi. L'esperienza è fantastica perché New York è bellissima, vedi, anche io sono andata a fare stand up comedy nel Queens, in uno dei locali più famosi di stand up comedy, a casa di quelli che lo fanno proprio da sempre, no? Là funziona molto, là la stand up è particolare, praticamente cosa fa? Alle 5, 5 e mezza ti invitano nello spazio, in questo in bar, in pub, e tu fai la stand up con il proprietario del locale. Io sono stata fortunata perché c'erano anche avventori il giorno, insomma, gente normale, e poi tutti gli altri comici, e io ho portato un pezzo che naturalmente tradotto in inglese, che faccio in Italia, e la cosa che mi ha stupito è che ridevano tutti negli stessi punti, però ridevano negli stessi punti i miei colleghi, quindi non magari pubblico, però i colleghi americani che hanno un altro tipo di comicità nel fare stand up, no, è tutta un'altra cosa. Io cerco di fare una stand up adesso, magari i puristi della stand up mi tirano una mazzata in testa, una stand up che si ispiri appunto alla nostra tradizione, cioè Plauto, ragazzi, cioè se voi leggete il Miles Gloriosus di Plauto, c'è quella sagacia, quella volgarità, cioè, pensiamo a Catullo, no? Carmine di Catullo, ci andavano pesanti, soprattutto i carmine erotici, no? Quindi cerchiamo di fare un tipo di comicità, e loro hanno riso, non so se per la pronuncia del mio inglese, che sicuramente era, insomma, abbastanza maccheronico, però anche in determinati punti parlando naturalmente di cosa? Della mia menopausa, quindi raccontandola in italiano, cioè. Quindi ho detto, perché, cioè, non facciamo il verso, che c'è sempre sta cosa che noi facciamo il verso. No, volevo proprio chiederti questo, infatti, nel senso, ormai la stand-up comedy sta esplodendo anche in Italia, ma è digerita difficilmente dal pubblico perché appunto cerca di fare quello che vediamo nei grandi show televisivi americani. Allora, gli americani dicono delle cose terribili, e il pubblico però è americano, il pubblico americano è abituato a quel tipo di comicità. Ricordiamo che gli americani sono dei puritani, cioè non ti fanno vedere the nipples, no? I capezzoli, però, cioè, ti dicono le peggio cose, cioè è una realtà molto contraddittoria. Io credo che si possa fare un tipo di comicità che, in definitiva, la stand up sono io che parlo degli affari miei, detta proprio, che esprimo il mio punto di vista su quello che è la società, non so, la politica eccetera, poi ognuno ha le sue direzioni, però rimaniamo fermi alla nostra tradizione, cioè cerchiamo di portare il no, cioè sti qua esistono da quanto, 300 anni, e ci vengono a insegnare come si fa teatro, no, cioè. Ma infatti io credo che il teatro sia appartenga molto più all'Europa che non all'America. Noi abbiamo avuto per esempio l'esperienza di una nostra allieva talentuosissima che ha voluto, sai, il sogno di tutti i sogni, lei ha iniziato a fare teatro a 10 anni, il suo sogno poi era andare in America, ed è riuscita a farsi ammettere alla Neighborhood Playhouse of Theatre, che è la scuola da cui è uscita Grace Kelly, da cui sono usciti Robert Duvall, Gregory Peck. Non si può descrivere, insomma, il livello. È riuscita con una nostra lettera di referenza, cioè direttamente dal laboratorio della compagnia Godot di Ragusa, cioè dai signori nessuno totale, ed è sbarcata a New York. Ha fatto un anno a questa Neighborhood Playhouse con costi e tutto, si è distinta, brava e tutto quanto, però le mancava il nostro teatro, cioè per noi è stata la soddisfazione più grande. Lei ha fatto un anno, poi ha lasciato, non ha completato, perché praticamente, sì, vabbè, è una ragazza veramente valida che ha iniziato con noi a 10 anni, dai 10 ai 20 anni ha fatto di tutto e di più.
però riconosceva che nel teatro americano mancava qualcosa, quello che a lei dice, io però sento che non è questo il teatro. Non è sempre più, lo so, io ricordo da profano, però quello che sentivo in questi giorni, forse sempre più tendente alla performance, cioè c'è il performer che fa una performance, ma non c'è appunto l'attore, non c'è poi, manca magari appunto la storia dietro, anche a reggere su poi tutto un impianto, no? Il teatro è portare i meccanismi del cinema al teatro. Quindi per quanto riguarda le messe in scena, certo, se poi parliamo dei grandi attori straordinari, lì ci perdiamo un'altra galassia. Qualsiasi cosa ti fai fare sono bravi, per dire, no? Credo che quello che, ha fatto lei sia una cosa molto diversa, nel senso che ha fatto bene a portare la sua unicità, perché poi i meccanismi comici sono universali. L'importante è portare qualcosa che sia unico. Tu appunto come stai, da come sei da sola sul palco e tu il microfono e basta, oppure comunque hai un minimo No, niente. Sono io con la mia fisicità, un fantastico abito coi dinosauri, comoda, perché difficilmente sono scomoda in scena, ho sempre recitato scalza o con scarpe comode, perché devo però stare a mio cappellini sempre un po' strani, cappellini mettiamo. Strani, sì, vabbè, quello avrebbe potuto, quel lato dell'oroscopo su Instagram che è un po' una follia, però ecco, questa cosa, io sto cercando adesso di riuscire a fare una cosa che sia, certo, la battuta un po', diciamo, spinta c'è sempre, però non ho questa tendenza, insomma, io non voglio che il pubblico, allora c'è bisogno di ridere, no? Io questo l'ho, di riflettere, ma anche di ridere. Se tu vieni a vedermi, io ti insulto, la prima cosa che faccio è insultarti, tu rimani un po' così, invece voglio che uno si passi una bella ora a ridere, a rilassarsi. Trattato bene. Una volta c'erano quei ristoranti dove andavi e ti insultava, sì, la pelle. Ma non hanno avuto vita lunga, effettivamente. No, ripeto, però c'è questa tendenza un po' della stand-up comedy, anche ad essere volgare. Sì, io sono un po' volgare, però non quella volgarità, sempre riferita però a me, cioè parto io, certo, naturalmente io faccio uno spettacolo femminista, se parlo di menopausa, quando devo parlare di andropausa, i maschi, cioè, non escono indenni da questa cosa, perché l'andropausa è una cosa terribile, però naturalmente se volete avere informazioni me ne posso anche dare, ma adesso mi fermo, perché non credo che qua nessuno sia in andropausa. Un signore mi ha detto ieri, no, io non sono in andropausa, io, beh, guardi, quando la vedremo blu puffo, allora capiremo di che cosa lei fa abuso. Capito? Perché allora, c'è questo. Invece andiamo su un'altra cosa, diciamo, quindi l'Italia effettivamente ha anche all'interno dell'Europa delle sue particolarità, e probabilmente anche regionalmente ci sono caratteristiche del teatro regionale, addirittura cittadino in tanti casi, cioè c'è tanta diversità all'interno del fare teatro in Italia, dalle Alpi fino a Lampedusa. Voi fate un po' tutte e due anche laboratorio, cioè insegnate, fate laboratori di teatro. Più o meno come scegliete la trasmissione della, diciamo, cosa, che tipo di teatro trasmettete ai vostri allievi? La scrittura originale, cioè curate anche allora, quello? Noi veramente abbiamo lavorato a tutto tondo, perché secondo noi il teatro deve essere una cosa unica. Quindi non mettiamo nessun paletto, e ci piace spaziare nel giro proprio di una stessa stagione. Possiamo passare da Feydeau al monologo, al teatro di narrazione, a Edipo Re, a finale di partita di Beckett. Quindi veramente non mettiamo limiti in questo senso. Cercate di aprire? Sì, assolutamente, tutto. Cioè, i nostri allievi devono essere a conoscenza di tutto quello che è il teatro nella sua interezza, nella sua universalità. Quindi noi chiaramente apparteniamo a una terra, la Sicilia, che ha dato tantissimo dal punto di vista di teatro e letteratura. Noi abbiamo dei giganti con i quali inevitabilmente un attore siciliano deve e anche vuole confrontarsi. Certo. Quindi noi abbiamo fatto una stagione estiva per i 150 anni di Pirandello, dedicata a tutto Pirandello, abbiamo fatto una pirandelliana con la partecipazione anche di Massimo Venturiello, e poi la favola del figlio cambiato, quindi ci piace lavorare, abbiamo fatto Verga. Però poi il giorno dopo si parla di Molière, si parla di Ibsen, poi si parla del teatro contemporaneo. Noi collaboriamo, per esempio, una drammaturga catanese, Lina Maria Ugolini, una bravissima scrittrice di romanzi e di teatro. Abbiamo messo in scena, lo porteremo ancora, Zicche sulla spiaggia, è la storia di un ragazzino migrante, un siriano, quindi una storia molto toccante, commovente.
con un linguaggio molto poetico. L'unica cosa con cui cerchiamo di legare tutto è l'universalità, cioè quello che facciamo a Ragusa può essere fatto a Milano, può essere fatto a Parigi, può essere fatto a New York e deve arrivare nello stesso modo. E io credo che quando si riesce a trovare questo linguaggio universale non ci sono barriere, perché tu ti tieni la tua forte identità, perché è fondamentale, come diceva Francesca, perché noi abbiamo una storia grande, e nello stesso tempo però arrivi a tutti, questo è l'obiettivo. Soprattutto non trincerarsi dietro i paletti, gli steccati del teatro sociale, teatro politico. Il teatro è politico, il teatro è sociale, quindi non hai bisogno di identificare. È divertimento, però è riflessione, è leggerezza, però è impegno. Un po' così, nell'aumento c'è un po' tutto, perché è teatro dell'assurdo, ma c'è la realtà di tutti i giorni. L'impiegato deve arrivare a questo obiettivo, ma ci arriverà. Non vi sveliamo il finale, ma lo potete immaginare. Cioè è un circolo vizioso, quindi c'è il circo, però c'è anche il realismo, cioè si mischiano tante cose, tradiamo tutti e siamo fedeli a tutti. Assolutamente. E invece tu mi hai parlato prima, quando chiacchieravamo un po', di questa nuova esperienza che affronterai dopo il Milan Off, che è molto interessante, è poco nota, stranamente poco nota, ma va proprio nella direzione, insomma, della contaminazione, diciamo, dell'apertura. Sì, sono stata selezionata per un periodo di 2 settimane di residenza a Trento, all'interno del Fantasio Festival, che è un festival di regia. Sì, io ci ascoltiamo. Insomma, hanno fatto questa selezione, siamo arrivati 33 in semifinale, io sono stata selezionata tra gli 8 finalisti, sono molto contenta perché farò 2 settimane di residenza, adesso si chiuderà il 21 settembre la selezione degli attori e quindi io lavorerò Abbiamo fatto a Palermo per la regia e abbiamo avuto la menzione speciale. Ecco, ora adesso mi ricordo, era un corto teatrale sull'Amleto in 17 minuti, dovevamo fare Amleto. Allora possiamo fare una riflessione un po' insieme, sì. Al di là dei grandi classici e quant'altro, in Italia io penso, o vedo anche, in realtà c'è tanta vitalità, tanti nuovi testi molto validi, tanti autori molto validi, si fa una fatica boia a uscire, diciamo, dalla sopravvivenza. È un problema secondo voi di che natura? Cioè è una questione di metodo, di strumenti, di politiche? No, credo che ci sia una questione di curiosità. Ecco, tutti quelli che stanno, tra virgolette, al potere, qualunque esso sia, il potere dei grandi teatri, il potere di chi ci sta dietro, il potere dei registi, il potere dei compromessi, ci dovrebbe essere più curiosità, ecco, come dicevo prima, intanto nei confronti dei giovani che magari hanno qualcosa da dire e non sempre hanno lo spazio per poter. Poi tra questi ci saranno le boiate, per carità, non è che così come ci sono nelle grandi produzioni, però io credo che sia questo, perché poi alla fine i problemi sono sempre gli stessi. Curiosità, mi viene a dire allora anche coraggio, forse, proprio. Ecco, dopo la curiosità l'abbinamento più esatto è questo del coraggio, perché la curiosità si traduce nel coraggio di scegliere poi le cose. Infatti, facciamo un appello, vediamo se Francesca è d'accordo, dal Milan Off Fringe Festival a tutti i direttori artistici, ma non soltanto che l'off deve stare nell'off, perché appunto il teatro è unico, non credo che ma ci debbano essere queste differenze. Cioè l'off vuole diventare l'in e tante volte è anche esatto, il contrario, non per continuare a crescere. Che vuole diventare, cioè, off, poi volte l'in diventa off, bellissimo, grazie del suggerimento, perché manca questo, la curiosità. Il direttore artistico di un teatro stabile di Bolzano, perché non può prendere una compagnia super indipendente, super off, un monologo fuori da tutti i circuiti classici nazionali, gli stabili fanno gli scambi tra di loro, ci sono circuiti troppo chiusi in Italia, c'è il giro dei festival, il giro degli stabili. Noi ci sentiamo stra off, proprio la compagnia Godot
penso che siamo diventati ormai, da alcuni siamo considerati lo stabile di non so che. La scriviamo Michele Straoff. Sì. Cioè, no, per noi un off non è sufficiente, noi siamo off dell'off, perché veramente ci vuole più apertura, più curiosità. Vedi, lo spettacolo è bello, funziona, c'è la qualità, dovrebbe interessare solo quella, può andare in qualunque teatro. E invece io so che l'aumento, per esempio, all'Argentino, all'Eliseo, non ci andrà mai, anche se verrà bollato come lo spettacolo più geniale del pianeta. Abbiamo queste difficoltà, alcuni artisti. È un peccato, si perdono delle belle occasioni, delle belle scoperte. Mi viene a dire che così poi si crea anche un problema nel pubblico, che a quel punto anche il pubblico diventa meno curioso, meno coraggioso anche, sì, il pubblico, meno abituato anche, nel senso che appunto forse effettivamente portare magari uno spettacolo come il vostro adesso in quei due teatri, sì, sarebbe un problema, perché il pubblico non lo digerirebbe molto probabilmente, perché è abituato troppo ad avere... Allora, cioè, ieri ho un sentito... Che, quindi ne crea anche altri, mi sembra di capire. Francesca, mi sembra, che ieri nella presentazione di Il Milano Fa aveva raccontato... La artistica. Sì, esatto, e aveva raccontato questo episodio di uno spettacolo italiano che era al Festival di Avignone, e ricordiamo Milano Off Fringe Festival è gemellato con Avignone, e questo spettacolo ha raccontato all'inizio faceva fatica, uno o due spettatori, alla fine dice praticamente agli ultimi giorni c'è stato un critico che ha fatto una praticamente recensione su questo spettacolo eccezionale, e dice che c'era una fila chilometrica gli ultimi giorni a volerlo vedere. Allora, ad Avignone la gente ha letto quella critica. A qui la critica nessuno la leggerebbe effettivamente, c'è anche quello da dire. Per essere un'idea, per esempio, appello ai critici, se ce ne sono ancora in Italia. Dico, fatevi un giro di tutta l'Italia, magari prendetevi un anno sabbatico, che ne so, oppure fatevi sponsorizzare per girare l'Italia e scoprire anche nuove realtà, nuovi talenti. Qualcuno c'è anche qui al, sì, Milano Off, sì. Sta girando semi-incognito, sì, un critico, sì, che verrà a vedere. Il nostro piccolo abbiamo avuto una grande soddisfazione in estate, perché abbiamo fatto questa rassegna, è il quarto anno che la facciamo al Castello di Donna Fugata, questo spazio magnifico, c'è una scalinata regale dentro il parco, e facciamo lo spettacolo sulle scale proprio. Per necessità, perché non c'era il bilancio, il comune non aveva il palcoscenico anni fa, abbiamo detto vabbè, dateci le sedie, noi facciamo sulle scale. È cresciuta negli anni, quest'anno abbiamo fatto tutto classico, cioè abbiamo alternato Edipo e Medea, un giorno Edipo, un giorno Medea e poi Aristofane. Abbiamo avuto una marea di gente, a parte turisti da tutta Italia, ma ci ha colpito in particolare da Siracusa, una grande affluenza da Siracusa di gente appassionata ed esperta che ci diceva: ma queste tragedie sono più belle di quelle di Siracusa. Cioè, noi eravamo imbarazzati, perché noi lavoriamo con i nostri ragazzi senza mezzi, senza soldi, con i costumi che adatto io, con le cose comprate al mercato, cioè Linda di Siracusa fa delle produzioni stratosferiche, grandi attori e tutto. No, perché voi rispettate i testi. Quindi si innesca il passaparola, ma non è tramite i giornali, critici. Ci hanno detto parole bellissime, ma voi siete da piccolo di Milano. Ma questo, detto, quindi ma un invito ai critici di anche approcciarsi a nuove strategie comunicative, per esempio. Cioè, e ci hanno scoperto così delle persone, è venuto un ambasciatore dell'ONU, adesso ci vuole fare avere dei finanziamenti dell'ONU, ma questo Edipo è di un livello stratosferico. Chi lo può immaginare? Una compagnia privata di sconosciuti che sta a Ragusa. Impossibile. Dobbiamo chiudere. Allora, prima di vederli fare il prossimo spettacolo qui in Siria, da quelle parti lì, perché grazie all'ambasciatore dell'ONU, chissà dove vi manderà a questo punto a farvi attenzione. Fate attenzione, chissà dove io faccio una provocazione. Ragazzi, quanti anni siete della mia? Cioè, io sono degli anni 70, del 70, voi più giovani forse. Ecco, allora io penso che per i 50, per le persone tra i 50 e i 60 anni, cioè, si stanno aprendo delle opportunità micidiali, cioè noi stiamo recuperando, cioè, allora noi siamo la generazione, siamo quella lenti, che è stata morta, no, quella sfigata che è stata proprio, cioè, la generazione, la classe morta, capito, di Cantor siamo noi. Per cui, cioè, a un certo punto all'alba dei 50-55 anni ci succedono le cose più straordinarie del mondo, quindi con la rivincita dei 50-60 anni italiani, sì, perché proprio ancora.
No. Si sta ritrovando la generazione perduta. Sì, perché perché probabilmente non lo so, cioè qualcosa ci viene restituito a quest'età, cioè stiamo vivendo una seconda giovinezza artistica, anzi, forse la prima giovinezza artistica. Insomma, merda. Sì, merda a tutti. Barbara, ricordaci allora dove possiamo vedere i spettacoli e quando. Allora, Francesca Falchi, quindi è con Santa Subito sul palco di Milano, off in One Off Space, sala monologhi, sempre la fabbrica del vapore qui in via Procaccini al 4. Gli orari sono giovedì alle 19.15, esatto, e sabato alle 21.15. Esatto. È una stand-up comedy. One woman show. Sì. Okay. Molto mistica. Molto mistica. Invece abbiamo la compagnia Godot di Ragusa, che con noi ci ha presentato, insomma, questa compagnia, Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, e portano in scena al Milano Off L'aumento di Georges Perec, e con i ragazzi della vostra compagnia, e gli interpreti, quindi li ricordiamo: Vittorio Bonaccorso, Federica Bisegna, Giuseppe Arezzi, Lorenzo Pluchino, Giulia Guastella, Sara Cascone. Costumi di Federica Bisegna e la produzione, appunto, sempre della compagnia Godot di Ragusa, saranno in scena a Teatro Libero di via Savona 10, e gli orari sono oggi praticamente mercoledì 21.30, abbiamo giovedì alle 17.30, venerdì 19.30, sabato 21.30, domenica 17.30. Quindi tutti quanti siete invitati a vedere, diciamo, dalla Sardegna alla Sicilia abbiamo le nostre isole, assolutamente vive. Oggi era Isole Comprese. Il titolo della puntata è Isole Comprese oggi. Facciamo così. Vi ricordo che sul sito milanooff.com trovate tutto il calendario, quindi tutto quanto, le date, gli orari e i luoghi in cui poter vedere i vari spettacoli. Vi invito comunque a passare di qua, dalla Fabbrica del Vapore al Village Off, dove potete trovare l'organizzazione, dove potete trovare tutte le informazioni, anche poi vedere i musical e i monologhi nella sala dello Space Off. Insomma, tantissimo quello che si può vivere e provare qui al Fringe Festival Milano Off. Barbara, abbiamo finito per oggi. Per adesso, ci vediamo oggi pomeriggio. Ringraziamo il pubblico. Venite a vedere questo festival, vale la pena, è bellissimo, una bellissima esperienza, troverete tanta varietà e c'è da divertirsi. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, grazie mille davvero di essere stati qui con noi. Ci si vede in giro, ci si vede a teatro, mi piace sempre dire così, perché è molto bello, ci si vede in questi giorni in giro qui per il festival. Grazie mille davvero per essere stati qui questa mattina insieme a noi. Grazie Barbara, grazie anche a voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo oggi pomeriggio sempre qui su Milano News. Grazie mille, arrivederci, a presto.